Pasquale Mazza, oggi qua a Castellamonte, una bellissima giornata, cosa ci puoi dire di questa manifestazione odierna? Beh, intanto è ora di pranzo, quindi c'è un po' di molla nel giro dei banchi e delle cose da vedere, però come potete vedere c'è tanta gente che sta mangiando, a questo Mangiar per Vie, che è stato organizzato dall'assessorato al commercio, quindi dal vice sindaco Medaglia, in collaborazione con tutta l'amministrazione comunale, ma soprattutto con l'associazione dei commercianti. Mi dicono che hanno addirittura aggiunto dei tavoli, quindi significa che c'è tanta gente, c'è movimento. Tenete conto che oggi è arrivata anche la Corriera della Reciprocità con persone che arrivano da Torino, è arrivato quindi un pullman pieno di persone che sono arrivate da Torino, ma è arrivata gente da tutto il Piemonte con l'associazione degli insigniti di onorificenze cavalleresche, che hanno assistito alla messa e adesso stanno girando per la mostra. Oggi ci sarà l'evento con il vice sindaco di Matera e con gli artisti di Matera, quindi insomma ieri c'è stato l'evento con la Cina, quindi insomma Castellamonte al centro di una serie di eventi nazionali, internazionali e che cerca di far crescere tutto il canavese. 62esima mostra della ceramica che si chiuderà la prossima settimana, quindi ancora tutta una settimana per poterla visitare. Assolutamente sì, abbiamo avuto un leggero calo la prima settimana dovuto al grandissimo caldo che c'è stato, però adesso le presenze sono quelle normali come l'anno scorso, diciamo, che è stato l'anno che ha avuto degli ultimi anni, è stato l'anno che ha avuto un maggior successo. Crediamo però di tornare e di avere gli stessi numeri dell'anno scorso, lo dimostra la giuria popolare. Come sapete, noi abbiamo promosso quest'anno la possibilità di votare una delle opere in concorso, votare da parte di tutti, quindi stiamo vedendo una grossissima partecipazione da quel punto di vista, nonostante non tutti quelli che vengono, anzi diciamo che più o meno un 25% di coloro che arrivano vota, però sono già numeri alti e quindi insomma sta andando bene anche questo tipo di ragionamento, che è volto proprio a cercare di capire
quanta gente si muove in favore nei confronti della mostra della ceramica e della città di Castellamonte. 43esima edizione del Boom Pat e Mangiare per le vie, un'altra manifestazione collaterale della 62esima mostra della ceramica organizzata dal Comune di Castellamonte e dall'Assessorato al Commercio. Alessandro Musso, se ci vuoi raccontare qualcosa di questa bellissima manifestazione di oggi. Grazie a voi per essere qui. Sì, un'altra grande e bella manifestazione collaterale per questa 62esima edizione della Mostra Internazionale della Ceramica di Castellamonte. Ringrazio sia l'Assessorato al Commercio e l'ufficio ad esso collegato, nonché l'Associazione Arte e Commercio di Castellamonte per l'organizzazione di questo riuscito evento. Il pubblico questa mattina, facendo un giro per le vie e le piazze, è già tantissimo. Inizio a sentire anche un buon profumo di cibo, non vedo l'ora di tuffarmici anch'io nel mezzo. E quindi sì, c'è un'altra offerta che in questo caso coinvolge anche il commercio e la ristorazione. Quindi grazie non solo all'assessorato e all'associazione, ma grazie a tutti gli esercenti di Castellamonte, a tutte le associazioni di frazioni e anche alle associazioni volontaristiche per tutto il servizio che hanno fatto per l'organizzazione dell'evento e per la sorveglianza. Durante tutta la giornata infatti si può mangiare e fare una passeggiata anche con questo bellissimo sole. Assolutamente sì, c'è solo l'imbarazzo della scelta. I punti di ristoro sono tantissimi, sia per mangiare sia per bere. Oggi pomeriggio, tra l'altro, alle 4:30 non perdetevi un bellissimo convegno sul vino canavesano a Casagallo in via Educ, organizzata anche da Terra Mia. E quindi sì, insomma, si può passeggiare, si può mangiare, il clima è assolutamente stato clemente, fa addirittura molto caldo e nel frattempo si può visitare la mostra della ceramica. Tutti i punti espositivi, sia pubblici sia privati, sono aperti. Mostra della ceramica che andrà avanti fino alla prossima domenica. Sì, la mostra della ceramica quest'anno terminerà domenica 10 settembre, anche lì sono in calendario tanti altri eventi collaterali, ci sarà la giornata del volontariato, ci sarà uno spettacolo di chiusura la sera, quindi fino al 10 avete la possibilità di visitare tutti i punti espositivi.